La Grecia confina a nord con l'Albania, la Jugoslavia, la Bulgaria, a est con la Turchia. È bagnata dal mare Egeo, dal Mediterraneo e dallo Ionio. Ha una superficie di circa 132.000 chilometri quadrati. Si estende per l'80% circa del suo territorio sulla parte meridionale della penisola balcanica e per il resto sulle numerose isole che la circondano per tre lati. Essa dunque comprende una parte continentale ed una insulare. La Grecia ha una popolazione di 8.550.000 abitanti. La densità è di 64 abitanti a chilometro quadrato. La sua capitale è Atene, che è anche la città più grande, con oltre 500.000 di abitanti. La Grecia è retta da una monarchia costituzionale. E ora, bambini, leggiamo tutti insieme. Il nostro sistema di governo è democratico, umanitario, liberale. Ha assicurato al paese l'ordine, la tranquillità, la sicurezza, il progresso economico. Mia madre è la Grecia. Mio padre è il governo nazionale, io sono il popolo greco. Marketakis. Marketakis, perché non ripeti con gli altri? Avanti, ripeti con me, tu solo. Gli altri stiano in silenzio. Ripeti, mia madre... Mia madre è la Grecia. È la Grecia. Mio padre. Papà. No, non papà, devi esprimerti con proprietà, Marketakis. Ripeti, mio padre. Mio padre. È il governo nazionale. Marketakis, mio padre è il governo nazionale. Papà si chiama Pandeli. Silenzio. Pandelis Marketakis. Vieni avanti. Siedi. Siedi. Sei già stato arrestato due volte, Marketakis. Il 10 luglio del 67 e poi ancora il 4 marzo successivo. Sei indicato qui come elemento pericoloso per la nazione, sospetto di aver collaborato ad azioni terroristiche di sabotaggio, di aver distribuito materiale di propaganda per conto del cosiddetto fronte patriottico. Non è vero, non ho fatto niente. Mi hanno rimesso in libertà, queste accuse non sono state provate. Non è stato provato nemmeno il contrario, ed è giunto il momento di farlo. Mi arrestate un'altra volta? Non ho detto questo. Ho detto che ti offriamo la possibilità di dare finalmente una prova di quello che dici. Che cosa devo provare? Che non sei uno sporco sovversivo, un nemico del tuo paese. Ho perduto quest'occhio nella guerra civile nel 48, combattendo contro i comunisti. E che cosa ti ha fatto cambiare idea? Non ho cambiato idea, non ho mai cambiato idea. Hai la possibilità di provarlo, di cancellare tutto questo. La Grecia, la tua patria, ti chiede ancora una volta di essere difesa, come negli anni della guerra civile. Non te ne pentirai, Marketakis. Ti prometto che questo fascicolo sarà distrutto, dimenticato. Avrai un lavoro migliore. Se lo vorrai, il vice primo ministro in persona, il generale Patakos, ti riceverà. Ascolterà i tuoi bisogni e le tue richieste. So che uno dei tuoi figli è molto malato, Marketakis. Dovrai certamente affrontare delle spese per curare tuo figlio. I medici, le medicine, tutto.
Pandelis Marketakis, meccanico, sposato, con due figli. Ha 36 anni, anche se ne dimostra di più. Durante la guerra civile, terminata nel 1949, ha perso un occhio combattendo contro le forze comuniste del generale Marcos. Allora Marketakis era poco più che un ragazzo. Soffre di una forma piuttosto grave di ulcera gastrica. Tutto sommato un uomo qualsiasi, un uomo come gli altri. Per nulla importante, salvo per il fatto che è un uomo. Impossibile dire quali siano le sue idee politiche. Nel 48 combatteva contro i comunisti. Nel 67, 19 anni più tardi, venne arrestato come sospetto di far parte del Fronte Patriottico, che è un'organizzazione di sinistra. Il suo colloquio col maggiore Favatas, capo della gendarmeria dell'Attica, è stato ricostruito sulla base di dichiarazioni successive dello stesso Marketakis. Teatro Inchiesta ricostruisce questa sera una vicenda caratterizzata da una continua ambiguità. Infatti, come vedremo, Marketakis non mancherà in seguito di contraddirsi. Per l'inizio di questa vicenda l'unica fonte di informazione è la testimonianza del suo protagonista, mentre si può contare su una documentazione oggettiva solo dal momento in cui la storia individuale di Marketakis si sposta sulla scena pubblica di Strasburgo. Per ora nasce spontanea una domanda. Perché un oscuro meccanico è diventato di colpo così importante per la giunta militare che detiene il potere in Grecia da più di un anno? Cosa devo fare? Vedo che sei ragionevole. Si tratta di una cosa molto semplice. Strasburgo. Dovrai andare in questa città, Marketakis. Dovrai testimoniare. Testimoniare. C'è della gente che calunnia la tua patria. Sostiene che la Grecia vive sotto un regime tirannico e disumano, nel quale i prigionieri sono maltrattati, picchiati, torturati. Devi testimoniare che quando sei stato arrestato e trattenuto in carcere, non sei stato maltrattato, picchiato, torturato. Ma io sono stato torturato. Lei mi sta chiedendo di testimoniare il falso. Che cosa hai detto? Vieni qui, Marketakis. Avvicinami. Tu non vuoi capire. Da quella parte, Marketakis, c'è il comunismo. Da quest'altra, la civiltà occidentale. La nostra civiltà. Quella per la quale tu stesso ti sei battuto nel 48 contro i comunisti. Quella guerra, la guerra civile che ha insanguinato la Grecia per 4 anni, non è ancora finita. La rivoluzione nazionale del 21 aprile 1967, guidata dal generale Papadopoulos, ha liberato la Grecia da un branco di servi sciocchi, i quali manovrano da anni per restaurare il comunismo. E questo? Dopo che i patrioti greci lo avevano sconfitto e scacciato con le armi dal nostro paese. Ma vi sono fuori della Grecia, all'estero, altri servi sciocchi del comunismo, i quali manovrano oggi perché la Grecia venga espulsa dalla comunità delle libere nazioni europee, dalla NATO, dal patto atlantico. A quale scopo, Marketakis? Non lo sai. Non lo capisci. Te lo dirò io. Allo scopo di isolare la Grecia. Allo scopo di indebolire, di rompere questa linea di difesa, questo fronte in uno dei suoi cardini essenziali, la Grecia. Capisci ora perché quello che è capitato a te non è così veramente importante. Non sei costretto a farlo. Puoi rifiutare, se vuoi. Dipende da te, Marketakis. Te l'ho detto. Sei libero di rifiutare. Ma in questo caso dovrai assumerti la responsabilità del rifiuto. Ho fatto il possibile per evitare che tu perda il tuo lavoro, ma lo sai, il tuo principale
non vuol più saperne di stipendiare un sovversivo. Come posso ancora garantire per te, Pandelis, se rifiuti? Va bene, accetto. Accetti di testimoniare? Vuoi firmare, per favore? Che cos'è? Una dichiarazione. Io, sottoscritto Pandelis Marketakis, dichiaro di essermi offerto spontaneamente di testimoniare davanti alla Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo. Dichiaro che tale decisione è stata assunta da me liberamente, che non ho subito nessuna forma di pressione, né fisica né psicologica, in rapporto a tale decisione. Essa nasce unicamente dal mio desiderio di dire la verità alla Commissione. In fede. Vuoi firmare, per favore? Prendi il denaro. È tuo, perché tu possa partire tranquillo, senza lasciare problemi sospesi. Sono 2000 dracme, un piccolo acconto. Vedi che ci preoccupiamo per te? Naturalmente, durante la tua assenza, il salario verrà versato regolarmente alla tua famiglia. E avverti tua moglie che qualunque cosa ne occorra, venga pure da me. Come è stato già precisato dall'addetto stampa, il mio giornale ha molto interesse per l'attuale sviluppo della Grecia. Io sono qui da 2 giorni, ho già parlato con alcuni esponenti e adesso... Voglio scusare un momento. Prego. Ah, ha firmato, molto bene. Eccomi a lei, non saremo più disturbati. Mi rivolgo... Colonnello Ioannis Ladas, segretario generale del Ministero degli Interni greco. Ladas è un membro influente della giunta militare che governa ad Atene. Ed ha avuto un ruolo essenziale nell'esecuzione del colpo di Stato del 21 aprile 1967, la cosiddetta rivoluzione nazionale, portata a termine nel tempo record di 2 ore. Il testo di questa intervista, che abbiamo ricostruito nei suoi passi più importanti, fu pubblicata nella sua integrità sul numero del 30 settembre 1968 del settimanale tedesco Der Spiegel. Signor segretario generale, quale parte ha avuto lei personalmente nella presa del potere il 21 aprile 1967? Come comandante della polizia militare, l'ESA, mi vennero affidati i preparativi degli arresti. Il mio piano fu eseguito con precisione matematica. In 20 minuti furono arrestati tutti gli uomini politici, i militari e gli anarchici che figuravano nelle mie liste. Occupai in soli 5 minuti lo Stato Maggiore Generale, con appena 20 uomini dell'ESA, malgrado che in quel momento fosse presidiato da un migliaio di soldati e 500 uomini dell'aviazione. Come ci è riuscito? Applicai un piano semplicissimo, diabolico. Ce lo vuol descrivere? Non è arrivato ancora il momento di scrivere questa storia. Perché fu così facile prendere il potere? La completa riuscita fu dovuta al segreto totale. Solo noi ufficiali superiori conoscevamo la data dell'operazione. Quanti eravate? 14. 14 persone in tutto? 14. Quale fu, colonnello Ladas, la spinta della vostra azione? Voglio dire, avevate un'ideologia rivoluzionaria? Certo. Noi vogliamo una trasformazione sociale ed economica del paese. Il popolo deve vivere felice, in uno Stato ben diretto. Quando si tratta dell'idea nazionale non si possono accettare compromessi. Che cosa intende per idea nazionale? Come spiegare la nazione, il nostro ellenismo... perché i comunisti, la nostra coscienza ellenica, come si può definire? Non... Forse le sarà più facile spiegare che cos'è questa coscienza ellenica. Da qualche mese c'è uno slogan, la Grecia dei greco-cristiani. Ecco, l'amore, la virtù, la sincerità, la solidarietà, la pietà verso il prossimo. Noi vogliamo realizzare tutte queste cose in un quadro nazionale. Lei capisce, non si può spiegare la visione del mondo secondo la nostra rivoluzione in così poco tempo. Naturalmente.
Secondo le sue parole, lei è ancora responsabile della sicurezza della rivoluzione. Esiste una resistenza organizzata contro la dittatura? In realtà non c'è opposizione. Per la maggior parte i piccoli tentativi di resistenza sono diretti dall'estero, dalla Germania, dalla Francia, da Roma. Lei, signor segretario generale, ha fama di intervenire con brutalità. Si dice che spesso lei eserciti personalmente la giustizia punendo con le sue mani le persone arrestate. Per esempio il direttore, il caporedattore e un collaboratore della rivista Icones. Menzogne. C'è tanta gente che può fare questo lavoro. Io do le idee, fornisco le direttive, pianifico. Ma la BBC, per Ma esempio... Ma la BBC, la lasci perdere la BBC. Quando è che le condizioni politiche torneranno normali in Grecia? Non si sa, nessuno può dirlo. Come ha spiegato una volta il primo ministro Papadopoulos, il malato è ancora nel busto di gesso. C'è pericolo di una ricaduta. Quanto tempo crede che resterà ancora nel busto di gesso? 3 anni? 5? 7? Dipende. Perché possa essere garantita la vostra protezione, sarete accompagnati da alcuni dei miei uomini. Se avrete dei problemi, rivolgetevi a loro. Ricordatevi che sarete assistiti dai consigli della nostra rappresentanza diplomatica all'estero. L'ispettore capo Vassilios Lambrou dirige la sezione ateniese della gendarmeria. È il poliziotto più temuto, forse l'uomo più temuto di Grecia. Il suo ufficio è nella famigerata via Bubulinas, la via Tasso dell'Atene degli anni 60. Le sue eccezionali capacità di far parlare i prigionieri hanno dato origine ad una storiella che circola in Grecia. Siccome gli archeologi non sapevano che nome e che data assegnare a un'antica statua affiorata durante uno scavo, uno degli scavatori propose di portarla da Lambrou, che di sicuro sarebbe riuscito a farla parlare. Pensare di poter fare qualcosa contro di noi è ridicolo. Il mondo è diviso in due. Da una parte i comunisti, dall'altra gli uomini liberi. Voi dovete andare là, a Strasburgo, e dire a chi presta ascolto ai denigratori della nostra patria: voi non potete combatterci. Noi siamo il baluardo dell'Occidente. Noi siamo qui a difesa della vostra stessa libertà. A Strasburgo si vuole mettere sotto accusa il nostro esercito, il nostro glorioso esercito che ha evitato alla Grecia un orribile bagno di sangue. Questa pagliacciata di processo fa parte di un complotto organizzato dai nemici della rivoluzione del 21 aprile. Un complotto ordito da un greco rinnegato che dirige le operazioni proprio da Strasburgo. Questo sporco traditore ve lo troverete proprio lì. Si chiama Andreas Papandreou.
Costantino Meletis, 38 anni, commerciante. Anche lui fa parte del gruppetto di testimoni volontari, protetti dagli agenti di scorta e assistiti dai consigli della rappresentanza diplomatica greca in Francia. La signorina Zaira Peta, cucitrice, è la terza componente del gruppo dei testimoni diretti a Strasburgo. Questa è la sede del Consiglio d'Europa a Strasburgo. Il Consiglio è un organismo supernazionale, costituito il 5 maggio 1949, il cui scopo è di promuovere una maggiore unità politica tra i Paesi membri, sulla base dei comuni ideali di progresso democratico e sociale. All'atto della Costituzione, i Paesi firmatari sottoscrissero un protocollo, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nel quale si impegnavano a rispettare nei propri ordinamenti interni alcuni principi ritenuti essenziali per ogni convivenza civile. Il compito di indagare sulle eventuali violazioni di questo impegno fu affidato ad una commissione speciale, la Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo. Nel caso che tali violazioni siano accertate, il Consiglio d'Europa può esprimere una condanna morale, può pretendere che i diritti violati vengano ripristinati, può giungere fino all'espulsione dal Consiglio dello Stato che si sia reso responsabile di questi arbitri. Nel settembre 1967, 5 mesi dopo l'avvento al potere dei colonnelli in Grecia, i governi danese, norvegese, svedese e olandese rivolsero al Consiglio d'Europa un'istanza che accusava il nuovo governo greco di aver violato la maggior parte degli articoli fondamentali della Convenzione dei diritti dell'uomo. Per oltre un anno, tra memoriali e contromemoriali, il caso greco si è trascinato nel disbrigo delle mere formalità giuridico-procedurali, fino al novembre 1968, quando finalmente i primi testimoni sono convocati a Strasburgo per essere ascoltati dalla commissione d'inchiesta. I testimoni inviati dalla giunta militare greca vengono fatti alloggiare all'hotel Maison Rouge. Albergo alloggia anche Andreas Papandreou, il capo degli esuli greci a Strasburgo, proprio la persona indicata dall'ispettore Lambrou come il capo di un vasto complotto internazionale contro la Grecia. Senta, per me io vorrei del latte caldo con un paio di biscotti. Vorrei del latte caldo coi biscotti. Ma ci sarà pure la maniera di farglielo capire, no? Vorrei del latte di mucca, latte de vache, coi biscotti. Se monsieur vous demande du lait chaud avec des biscuits, s'il vous plaît. Grazie. Non c'è di che. È un piacere aiutare un connazionale in difficoltà. Ah, perché lei sarebbe...
chiusa. Complimenti. Lei è proprio fortunato. Una fortuna come la sua ce l'ha solo il mio amico Papandreou. Scusate. Scusate, torno subito. Non ho nessuna intenzione di tornare in Grecia. Cantala. Neanch'io mi fido di te, eppure corro il rischio. L'ho capito benissimo che te la vuoi squagliare anche tu. Sei messo d'accordo con quel Vandellis. Di qualcosa. Dimmi qualcosa. Tu hai moglie e figli in Grecia. Come mai non vuoi tornarci? Non hai paura che si possano vendicare su di loro? Cercherò di farli espatriare. Quelli della resistenza hanno un'organizzazione per queste cose. Non ce la faccio. Non ce la faccio a tornare in quell'inferno. Se non ti fidi, guarda qui. È un messaggio per quell'uomo con gli occhiali. Credo che lei sia una persona onesta e un greco che la pensa nel modo giusto. Vorrei parlarne. E se fosse della polizia? Correrò questo rischio. Dice che Papandreou è suo amico. Mi farò portare da lui. Voglio che mi aiuti a scappare. Gli parlerò anche di te. E i guardiani? A quelli dovrai pensarci tu. Di che vuoi fare un giretto oltre il confine tedesco. Tanto è a due passi. Di che vuoi comprare qualcosa per tua moglie, perché lì i prezzi sono migliori e loro forse vorranno fare altrettanto. L'importante è che te li trascini dietro tutte e due. Ma sono tre. No, sono due. Uno l'ho visto partire poco fa in macchina con la donna. E tu? Io dirò che non mi sento molto bene. Che resto in albergo. Ma stai attento quando ritorni, perché toccherà a te. Torna di là adesso. Va. Io non mi sento per niente bene. Forse è meglio che vada a stendermi un po' sul letto. Un bel sonno mi rimetterà a posto. Ci vediamo più tardi, eh? Io non so se la rivedrò ancora. Comunque, molto piacere. Piacere mio. Mi chiamo Vandellis. Giorgio Vandellis. Sapete, mi è venuta un'idea. Perché non facciamo una gita oltre il confine? In un paio d'ore si va e si torna. Ma certo.
È un'ottima idea. La Germania è a due passi. Lì si compra tutto a buon mercato. E i negozi lungo il confine sono aperti anche di domenica. Che senso ha starsene chiusi qui in albergo, come dei prigionieri? È quello che dico anch'io. A restare qui sembra proprio di essere dei sorvegliati speciali, invece che dei semplici turisti. E poi che cosa penseranno quelli dell'albergo? È andata bene la gita? Qui è stata una noia. Il suo amico non è neppure sceso dalla stanza. È stato poco bene. Lei è rimasto qua tutto il giorno? E per forza. Stavo aspettando il rientro del signor Papandreou. Sa, deve darmi del denaro. Ma non si è visto tutto il giorno. Deve essere al Grand Hotel. È lì il suo quartier generale. Ma gli andrò incontro. Ci vediamo. Grand Hotel, al sicuro. Se vuole può raggiungerla anche lei. Si fidi di me. Salga. Per questo credo di poter dire che se non ci fosse stato il signor Vandelis, che io ringrazio di tutto cuore, e ringrazio anche il signor Papandreou, che ha avuto subito fiducia in me, anche se nella veste in cui mi trovavo. Io sono felice di essere fuori da questo incubo orrendo e tengo a dire al delegato norvegese che sono a disposizione della commissione e con me credo anche il mio amico Marketak. Io ringrazio anch'io tutti. Io penso che farò meglio a starmene zitto. Perché piuttosto di parlare male contro la mia patria, io mi uccido. Io ho lasciato la mia famiglia in Grecia e non so cosa gli accadrà. Ho moglie e figli. Non è il caso. Uno dei quali è molto malato. La supplico. Io supplico, delegato, invece di fare qualche cosa per loro, stare in pericolo. Si calmi, non si preoccupi. Adesso vedremo il da farsi. Avvocato, scusi. Un
Per il momento è necessario procedere con la massima cautela. È opportuno evitare che i due testimoni fuggitivi vengano a contatto con i giornalisti. Vedremo anche se è il caso concedere loro l'asilo politico. Sì, perché vedete, nel momento in cui la commissione d'inchiesta sta per incominciare le escursioni di tutti i testimoni venuti qui a deporre sull'esistenza della tortura in Grecia, non bisogna offrire alla delegazione del vostro paese il pretesto per far fagotto e andarsene. Ciò complicherebbe tutto. Perciò mi consulterò stasera stessa col segretario della commissione. Avvocato, senta, allora, stasera... Mentre i due maggiori testimoni a favore della giunta militare greca si sono sottratti alla vigilanza dei loro accompagnatori, rendendo così incerta la loro deposizione, la Commissione per i diritti dell'uomo dà inizio alla serie di testimonianze. Il primo teste ad essere ascoltato dalla Commissione è Andreas Papandreou, figlio del noto statista greco Giorgio Papandreou. Prima del colpo di Stato del 21 aprile, Andreas Papandreou era, insieme al padre, il capo riconosciuto dell'Unione di Centro, che costituiva la forza politica di maggioranza assoluta del paese. E cosa dirà del colpo di Stato? Parlerà anche della tortura. E quali sono gli scopi del suo movimento? Nessuno le ha impedito di venire qui. Non teme per i suoi familiari in Grecia? Signor Papandreou. Il dibattimento davanti alla commissione d'inchiesta si svolge con la partecipazione di una delegazione d'accusa, formata dai paesi scandinavi, da Danimarca e Olanda, e una delegazione di difesa, capeggiata dal delegato greco Pelos Koutoupis. Noi ignoriamo il testo esatto della deposizione di Andreas Papandreou, avvenuta a porte chiuse e protetta dal segreto come tutte le altre udienze della commissione d'inchiesta. Possiamo tuttavia tentare una ricostruzione attendibile, sulla base di quanto lo stesso Papandreou ha dichiarato successivamente nel corso di pubbliche interviste, una delle quali fu trasmessa l'11 maggio 1969 dalla stazione televisiva di Washington. Per chi non accetta quel regime totalitario. Signor Papandreou, lei conosce l'articolo 15 della Convenzione Europea dei Diritti? Gliene riassumo comunque per regolarità il contenuto. Quest'articolo contempla l'eventualità che si verifichi nell'interno di uno degli stati firmatari una situazione d'emergenza caratterizzata da gravi pericoli che minaccino l'ordine pubblico e la sicurezza del paese. In questa eventualità l'articolo 15 autorizza il paese interessato a sospendere provvisoriamente alcune garanzie costituzionali e a limitare la libertà dei cittadini fin quando tali pericoli non siano cessati. Ora, quello che noi vorremmo chiederle... Credo di aver capito. Se esistevano in Grecia, prima del colpo di Stato del 21 aprile, le condizioni di pericolo, minaccia alla sicurezza del paese, tale da giustificare l'articolo 15? La mia risposta è no. Il governo greco sostiene che il colpo di Stato e la presa del potere del regime militare hanno evitato una nuova rivoluzione comunista. È un mito alimentato dalla propaganda dei colonnelli. Il Partito Comunista, che nel nostro paese è fuori legge, non ha più del 10-11% degli appoggi popolari. Nelle elezioni degli ultimi 10 anni il Partito delle Sinistre, l'EDA, che comprende anche i voti comunisti, ma non soltanto quelli, non ha fatto che perdere voti, come dimostrano le cifre. Esso è passato dai 79 seggi conquistati nelle elezioni del 58 ai 20 seggi ottenuti nelle elezioni del 16 febbraio 1964, le ultime elezioni libere tenute nel mio paese. Non crede che questo costante regresso potesse spingere i comunisti del suo paese a tentare di prendere il potere facendo ricorso alle armi? A quali armi? Non un solo nascondiglio di armi è stato scoperto dalla giunta finora, dopo un anno e mezzo di sforzi. Ciò che gli ambienti conservatori greci temevano non era il comunismo. Che cosa temevano, signor Papandreou? Il consolidamento in Grecia della democrazia, delle libertà parlamentari, un concreto programma di sviluppo sociale e di progresso civile. Questi ideali
erano rappresentati dall'Unione di Centro, il partito fondato da mio padre. Ci presentammo per la prima volta di fronte all'elettorato greco nelle elezioni dell'ottobre 1961, ottenendo 100 seggi. La destra aveva ancora la maggioranza assoluta, controllando 176 deputati sui 300 che costituiscono il nostro Parlamento. Ma già nelle elezioni successive, nel novembre 1963, ottenemmo la maggioranza relativa, 138 seggi. Suo padre divenne presidente del Consiglio. Andammo al governo, sì, ma governare era impossibile, senza farci condizionare in qualche modo dall'estrema destra o dall'estrema sinistra. E noi non volevamo questo. Convocammo nuove elezioni e nel febbraio del 64 ottenemmo la maggioranza assoluta, con 173 deputati. La nostra avanzata appariva ormai sicura. Nel luglio del 65, signor Papandreou, suo padre rassegnò le sue dimissioni. Perché? Fu costretto dal re Costantino. La monarchia, intorno alla quale si erano riunite le forze più conservatrici, osteggiava la politica di riforme di mio padre. Il conflitto divenne sempre più aspro, fino a diventare insostenibile. E che cosa accade in seguito? Governi d'affari, che si successero uno dopo l'altro per circa 2 anni, finché, nei primi giorni dell'aprile 67, Re Costantino sciolse il Parlamento e convocò nuove elezioni per il 28 maggio successivo. Come voi ben sapete, quelle elezioni non ebbero mai luogo. Da quanto lei dice, signor Papandreou, potrebbe sembrare che il colpo di Stato del 21 aprile fosse ispirato dalla monarchia. Eppure i rapporti fra la monarchia e la giunta dei colonnelli non sono buoni. Re Costantino vive in esilio, il suo posto in Grecia è tenuto dal reggente Zoitakis, nominata dalla giunta di Atene. Non si tratta di un conflitto politico, ma di semplice lotta per il potere. La monarchia stava preparando per suo conto, nell'aprile del 67, un suo colpo di Stato, d'accordo con lo Stato Maggiore. Papadopoulos e i suoi colleghi giocarono, come si dice in gergo sportivo, d'anticipo. Batterono la corte sul tempo. Lei non può negare che la giunta militare ha dato effettivamente alla Grecia proprio quella stabilità. Stabilità? Le tirannie sono sempre stabili. È proprio una delle loro caratteristiche. Non credete? Ma non c'è consenso popolare. Non c'è nemmeno la solidarietà di tutto l'esercito. Vuole spiegare, il signor Papandreou, a quali attività si sta dedicando in questo momento? Sta cercando di preparare un'insurrezione, un'attività di sabotaggio o forse una sommossa appoggiandola dall'estero? Da quando vivo all'estero, la mia attività si esprime principalmente in rapporti politici. Io sto cercando di far capire all'Occidente che cosa significa la morte della democrazia in Grecia, sperando di indurre l'Occidente a isolare il governo militare d'Atene. L'isolamento morale della giunta greca provocherebbe un rapidissimo e decisivo collasso del regime e potrebbe riaprire di nuovo la via a un ristabilimento democratico. Già. E come spiega il signor Papandreou che non vi siano mai state nel paese aperte ribellioni, dimostrazioni popolari contro la giunta? Non ce ne sono state? Meno di un mese fa mio padre, Giorgio Papandreou, è morto ad Atene. 3 settimane or sono, il 3 novembre, sono avvenuti i suoi funerali. Secondo la testimonianza di osservatori internazionali, circa 300.000 persone si sono riversati sulle strade. Era gente che voleva rendere un omaggio estremo all'uomo che incarnò le speranze per una rinascita civile della nazione. Queste persone dimostrarono apertamente contro il governo, rischiando l'arresto e la vita. Ci sono migliaia di greci che giacciono nelle prigioni e nei campi di concentramento del regime. Lei sa esattamente quanti suoi compatrioti sono attualmente imprigionati in Grecia? Il numero
numero cambia continuamente, posso darle delle cifre di massima, tra le 7 e le 10.000 persone. Circa 50.000 ateniesi sono passati attraverso questa esperienza. Molti di loro sono stati sottoposti a tortura. E naturalmente Kutumpis sosteneva che voi eravate venuti come testimoni suoi e che perciò non dovevate più testimoniare. Ma c'è chi ha osservato che tutti i testi sono stati citati dalla commissione e che quindi nessun teste può essere considerato di una parte o dell'altra. Perciò la commissione ha deciso di ascoltarvi. Solo che poco fa è arrivata una strana telefonata da parte di un tale che ha voluto lasciare un messaggio per voi. Dice di chiamarsi Costantelos e di essere un agente del servizio segreto presso l'ambasciata di Grecia a Parigi. Dice di essere venuto da Parigi fin qui allo scopo di salvarvi. E non ha voluto parlare direttamente con nessuno di voi. A un certo punto abbiamo messo in azione il registratore, no? E così ora vi faccio sentire la sua voce. Io lo dico per il loro bene. Guardi che non corrono nessun pericolo. E poi sono liberi di fare quello che vogliono. Se vogliono testimoniare, lo possono fare. Se no, niente. Io mi riferisco alle loro famiglie. Cos'è? Una minaccia? Io parlo solo per il loro bene. Non minaccio nessuno. E cosa dovrebbero fare? Se loro dichiareranno che gli scandinavi li hanno rapiti con le armi, io sono in grado di garantire per la loro incolumità e per quella delle loro famiglie. Richiamerò questa sera per la risposta. Ma perché diavolo ci fate sentire questa roba? Per darvi modo di tornare indietro, se volete. Ma per chi ci avete preso? Mi meraviglio di voi. Parlamentare con quelli della giunta. Dai, eccolo. Siamo ora al clou della vicenda che stiamo ricostruendo. Il 27 novembre 1968 si presentano a rendere la loro testimonianza davanti alla commissione Pandelis Marketakis e Costantino Meletis. La loro apparizione rappresenta un autentico colpo di scena per i giornalisti presenti, perché ad accompagnare i due testimoni non sono più gli agenti greci, ma i membri della delegazione norvegese. Nel frattempo, la terza testimone inviata dalla giunta greca, la cucitrice Zaira Peta, rimasta vittima, pare, di un collasso di nervi all'indomani del suo arrivo a Strasburgo, era stata richiamata ad Atene con la poco verosimile motivazione di improrogabili impegni di lavoro e la sua deposizione era stata rinviata. Fui arrestata la prima volta alle 7 del mattino del 10 luglio del 1967. Lavoravo come meccanico presso la base navale della Canea, nell'isola di Creta. Capelù era il capo della polizia. Fu gentile. Si limitò a chiedermi la distribuzione degli opuscoli del fronte patriottico. Disse che sapeva tutto su di me, ma che se davo informazioni sugli altri potevo tornare al lavoro. Risposi che non facevo parte di nessuna organizzazione, che non sapevo nulla di quegli opuscoli, che non conoscevo nessuno. Mi lasciarono andare la sera stessa. Dopo 5 giorni vennero a prendere a casa di notte. Volevano a tutti i costi sapere se io facevo parte del fronte patriottico e se conoscevo gente che ne facesse parte. Non conosco nessuno. Non conosco... Mi misero in una stanza con altri 18 uomini.
Per 8 giorni non mi dette nulla da mangiare. Tutte le mattine veniva Capelù. Diceva che aveva avuto da mangiare solo che avesse accettato di collaborare. Lì dentro incontrai Paolo Brillakis. Lo avevano picchiato con sacchetti di sabbia in tutto il corpo e con cavi metallici sulle piante dei piedi. La sua faccia era piena di sangue. Il 27 luglio, dopo 12 giorni che ero lì, mi prosciolsero delle accuse e mi misero in libertà. Quando uscii, appresi che avevo perso il lavoro perché costituivo un pericolo per la nazione. Avevo un disperato bisogno di denaro per mia moglie e per i miei figli, uno dei quali era appena nato. Mi arrangiai facendo l'autista. Nei 7 mesi che seguirono, sperai che si fossero dimenticati di me. Invece il 4 marzo del 1968 mi arrestarono di nuovo, accusandomi di aver partecipato a far saltare la centrale elettrica. Mi interrogarono per 75 giorni. Fu l'inferno. Durante i primi 5 giorni non ebbi né cibo né acqua. Non potevo neppure dormire perché mi chiamavano per interrogarmi continuamente, a tutte le ore del giorno e della notte. La tortura a cui Pandelis Marketakis dichiara di essere stato sottoposto risulterà anche da altre testimonianze come una delle forme più comuni di trattamento praticato in Grecia ai detenuti politici. Nel gergo poliziesco locale questo trattamento si chiama falanga. Il rapporto ufficiale della Commissione di Strasburgo nelle sue conclusioni dà una definizione della falanga. Essa consiste nel colpire i piedi con un bastone o una sbarra di legno o di ferro e se viene praticata con abilità non spezza le ossa, non lacera la pelle, non lascia alcuna traccia permanente o visibile, bensì causa vivo dolore e fa gonfiare i piedi. I casi di prigionieri sottoposti a falanga di cui la Commissione è venuta direttamente o indirettamente a conoscenza nel corso della sua inchiesta sono 76. In cella era impossibile stendersi. Si poteva stare solo seduti. Non avevo coperte, il pavimento era sempre umido. Il pestaggio aveva risvegliato il dolore della vecchia ferita alla testa, quella che mi era costata l'occhio nella guerra civile. Avevo sempre le vertigini e un gran mal di testa. Dopo una 40 di giorni la mia ulcera, io soffro di ulcera da tempo, la mia ulcera ricominciò a sanguinare. Allora smisero di picchiarmi. Mi legarono le mani dietro la schiena, sollevandomi da terra. Succedeva che qualche volta le clavicole finirono per slogarsi. Alla fine non reagivo più. Capirono che se avessero continuato sarei morto. Allora smisero di torturarmi. Dopo 75 giorni mi trasferirono alla prigione della Canea. Ci passai ancora 2 mesi. Una testimonianza analoga a quella di Marketakis fu resa dal suo compagno Meletis. Su 3 testimoni inviati dal governo greco, quindi, 2 avevano finito per deporre contro di esso e la terza aveva rinunciato a deporre. Tua moglie e i tuoi bambini pagheranno per quello che hai fatto oggi. Traditore! Ed anche tu, Meletti, non te la passerei liscia. Andate a farvi impiccare!
Due giorni dopo la sua deposizione, Marketakis tenne nel suo nuovo albergo a Strasburgo una conferenza stampa, durante la quale rispose con apparente calma alle domande che gli vennero fatte sulle circostanze del suo voltafaccia. E chi è Giorgio Vandelli? È l'uomo che ha preparato la vostra fuga dall'Hotel Maison Rouge. Come l'ha incontrato? Vandellis? L'abbiamo incontrato in albergo. Era molto gentile, servizievole. Faceva parte del gruppo di esuli greci che in quel momento era qui con Papandreou. Questo l'ho capito più tardi, era gentile. Cercava ogni occasione per rendersi utile. All'inizio agganciò il mio compagno Meletis. Poi a mia volta convinse Meletis a farmi entrare nel loro giro. Come fece a convincere Meletis? Vi conoscevate bene? No. Gli feci vedere il mio distintivo. Il ritratto di Venizelos? Come mai lei porta il ritratto del grande statista liberale Venizelos dietro il risvolto della giacca? Non era pericoloso in simili circostanze. Ma io sono liberale. Voglio dire, se qualcuno degli agenti avesse scoperto quella spilla, lei non avrebbe avuto dei guai? Beh, sì, ma non è successo. È stato fortunato? Sì, sono stato fortunato. E cosa accadde dopo? Lo convinsi. Convinsi Meletis e ci mettemmo d'accordo. Come vi metteste d'accordo? Io mi incaricai di portarmi fuori i guardiani dell'albergo con un pretesto per lasciar via libero a lui. E ci riuscì? Sì. Disse ai guardiani che volevo fare delle spese per mia moglie oltre il confine tedesco. E i guardiani furono d'accordo? Non subito. Ma io ripresi un po' in giro, gli dissi, ma allora mi considerate davvero come un prigioniero? Recitai molto bene. E li convinse? Sì, li convinse. Nel giro di poche ore lei riuscì a convincere Meletis che era sincero e i suoi guardiani che era ugualmente sincero. Eppure almeno in un caso lei stava mentendo. Che cosa vuol dire almeno in un caso? Con i suoi guardiani stava mentendo, no? Beh, sì, certo. Ho recitato molto bene, ve l'ho detto. Lei è un attore, Marketakis? Come? Ah, niente. E poi? Facemmo questa gita oltre il confine. Quando tornai, Meletis era già scappato. Uno degli agenti notò che quell'uomo si era fermato di fronte all'albergo, come se aspettasse qualcuno. Disse che quel tipo era sospetto, non gli piaceva per niente. Mi chiese di andare fuori per cercare di capire che stesse facendo. Chiese a lei di andare fuori a scoprire cosa volesse Vandelis. Sì, disse che io avrei destato meno sospetti. Non le sembra che i suoi guardiani si siano comportati in una maniera, diciamo così, un po' curiosa? Prima si imbarcano in una gita oltre confine, lasciando incustodito Meletis che così può scappare indisturbato. Poi al ritorno mandano proprio lei a parlamentare con un individuo che per loro è sospetto, quasi invitandola a tagliare la corda. Marketakis, non è possibile che i guardiani vi abbiano fatto scappare apposta? Tutti e due o almeno uno di voi due? E perché avrebbero dovuto farlo? Poi io ho deposto contro la giunta militare del mio paese. Al momento possiamo anche non indovinare quale scopo si riprometta col suo comportamento così sorprendente una polizia la cui efficienza in genere ci sembra fuori discussione. Resta comunque il fatto che questa efficienza nel caso specifico misteriosamente non c'è stata. Posso farle un'altra domanda, Marketakis? Sua moglie e i suoi figli sono ancora in Grecia? Sì, certo. Nelle mani quindi della giunta militare contro cui lei ha deposto? E gli agenti greci, subito dopo la sua fuga, non hanno cercato di far valere su di lei questo strumento di pressione? Scusate, sto poco bene. Mi fa male luce. Dove andrà ora? A Oslo, con Meletis. Devo curare.
Il giorno dopo Marketakis arrivò insieme con Meletis a Oslo. Ma mentre Meletis trovò subito un impiego in una macelleria, Marketakis si fece ricoverare in ospedale. Era solo. Non conosceva neanche una parola della lingua che si parlava in quel paese. E nessuno che parlasse greco. I pochissimi connazionali che aveva incontrato erano per lo più esuli del tempo della guerra civile e appartenevano alla parte politica contro cui egli aveva combattuto. Un paese assai diverso dalla sua Grecia, con una notte interminabile che non è una notte, o un giorno interminabile che non ha la luce del giorno. A Oslo gli giunse la telefonata. Una telefonata da Atene. Era sua moglie che lo chiamava. Nessuno ha mai saputo che cosa si siano detti i due al telefono, ma è stato accertato che la donna gli ha telefonato dalla sede della polizia di Atene. Pronto? Pronto! Venti giorni dopo la sua deposizione al Consiglio d'Europa, Marketakis scompare di nuovo. E quando ricompare non è più a Oslo ma a Stoccolma. E questa volta nel ruolo di ospite dell'ambasciata di Grecia. Tutto è di nuovo rovesciato. Ora, infatti, Marketakis si rimangia tutto. La sua deposizione davanti alla commissione. E le dichiarazioni sulle circostanze della sua fuga dall'hotel Maison Rouge di Strasburgo. Quella fuga, anzi, si è ora trasformata in un rocambolesco rapimento. Come spiega la sua fuga in circostanze tanto fortuite? Fui rapito. Fu rapito. E da chi? Da Papandreou. Fu lui stesso a farmi deporre contro il mio governo. Papandreou in persona? Sì, lui. E quel nordico, Evans. Evans? Il capo della delegazione svedese. Sì, fu rubare lui a buttarmi a terra con un colpo di karate. Ma sta proprio parlando del professor Evans. Lo sa che è un illustre studioso di diritto internazionale? Perché allora queste cose non le ha dette davanti alla commissione d'inchiesta? Non potevo. Capì che anche il presidente faceva parte del complotto. Il presidente? E come aveva fatto a capirlo? Fui a farmi avere i soldi attraverso delegato svedese. Per comprare la sua deposizione? Sì. Quanto? 750 franchi. Marketakis, lei sa che questa è la somma che il Consiglio d'Europa dà a tutti i testimoni a titolo di rimborso per le spese di viaggio e soggiorno? Lo sa o no? Durante l'udienza mi minacciavano con delle rivoltelle. C'erano anche delle rivoltelle? Sì, sì. E chi la minacciava? Erano in tanti. Mi minacciavano tutto il tempo con 20 rivoltelle. Ma chi? Chi la minacciava? I svedesi, i norvegesi. Sono tutti comunisti. Tutti comunisti. Fanno parte di un complotto mondiale. Mondiale! Ma io ci voglio tornare a Strasburgo! E diglielo la verità! Diglielo la verità! Io ci torno! Io ci torno! Io ci torno! Questa penosa apparizione in pubblico di Marketakis non fu l'ultima. Dopo Stoccolma egli fu portato anche a Londra e a Parigi. E a ogni tappa della sua tournée tenne delle conferenze stampa del tutto simili a questa. Il caso di Marketakis raggiungeva così un livello di assoluta incredibilità, per cui riesce difficile immaginare quale scopo si ripromettesse la delegazione greca con una ritrattazione così poco convincente. Ma molti punti oscuri c'erano stati in tutto il caso Marketakis. Nelle stesse vicende della sua fuga dalle mani degli accompagnatori greci,
del fatto stesso che il capo della delegazione greca avesse pronunciato in pubblico una pesante minaccia nei confronti dei familiari di Marketakis. Minaccia che il delegato dovette poi ritirare nel corso di un'apposita conferenza stampa. Se non si vuole considerare il tutto come una serie incredibile di errori e di inefficienze da parte degli agenti e dei diplomatici greci a Strasburgo, allora si è costretti a considerare un'altra ipotesi. L'americano James Beckett, autore di una famosa inchiesta sulla tortura in Grecia, nell'esaminare il caso di Marketakis si pone tra gli altri questo interrogativo. Non sarà stato sempre un provocatore? Soltanto Marketakis conosce l'intera storia. E forse neppure lui, dato che chi lo vide a Strasburgo ebbe l'impressione di trovarsi davanti a uno straccio d'uomo. Se si considera il caso di Marketakis come il caso di un provocatore, allora il suo scopo doveva essere quello di gettare confusione e sospetto sull'intera procedura di Strasburgo. Forse si sperava così di screditare anche le altre testimonianze, quelle rese da personaggi del tutto privi di ambiguità, che avevano scelto con coraggio la strada della libertà e affrontato ogni rischio per denunciare a Strasburgo la realtà attuale della Grecia. Con le accuse di Marketakis nei confronti di Papandreou e delle delegazioni nordiche, si sperava forse di far apparire tutte queste testimonianze come il frutto di intrighi complicati, di interessi sotterranei, di pressioni di vario genere e di varia provenienza, di intimidazioni, di corruzioni. Ma anche in questo caso, la figura di Marketakis rimane il ritratto di una condizione umana ridotta e umiliata, che vale a denunciare comunque la situazione abnorme in cui essa si è resa possibile. Marketakis non tornò mai a Strasburgo. La commissione lo attese invano. Circa un anno dopo, il 4 novembre 1969, la commissione approvò il rapporto sul caso greco. Più della metà delle oltre 1200 pagine dei quattro volumi di tale rapporto si occupano della questione della tortura. Il rapporto così conclude. La commissione considera provato, al di là di ogni dubbio, che in numerosi casi si è fatto uso della tortura o comunque di maltrattamenti che violano l'articolo 3 e afferma di aver accertato che la tortura era una precisa scelta di governo, una pratica amministrativa. Il 12 dicembre si riunisce a Parigi il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che deve esaminare il rapporto della Commissione dei Diritti dell'Uomo e decidere circa l'eventuale espulsione della Grecia dal Consiglio stesso. Negli Stati che fanno parte dell'Alleanza Atlantica è sensibile la preoccupazione che un tale provvedimento possa creare le premesse per un completo distacco politico della Grecia dall'Occidente, con un conseguente indebolimento del sistema difensivo della NATO. Negli Stati Uniti questa preoccupazione è particolarmente forte e i rappresentanti americani fanno presente ai loro colleghi europei il pericolo che una rottura dei rapporti politici con la Grecia può comportare sul piano della sicurezza collettiva dell'Occidente. Si tratta di un'istanza dettata da preoccupazioni politiche realistiche, che in parte risulterà avvalorata dalla successiva politica estera del regime greco. Infatti, l'intransigenza anticomunista non impedirà successivamente alla Grecia di stringere rapporti economici con la Russia e di avviare rapporti diplomatici o politici con altri paesi socialisti dell'Europa orientale e con la Repubblica Popolare Cinese. La discussione di Parigi, cui partecipa attivamente anche l'Italia rappresentata dal nostro ministro degli esteri, si muove quindi tra l'esigenza di non compromettere l'equilibrio difensivo occidentale e l'istanza di riaffermare quei valori morali su cui i paesi della comunità europea fondano le ragioni della loro stessa coesione. L'atteggiamento della maggior parte dei membri del Consiglio, tra cui l'Italia, va chiaramente orientandosi verso la condanna della Grecia. L'Europa, nata dalla resistenza e dalla lotta contro il fascismo, non è disposta ad assolvere crimini così gravi contro la personalità umana in nome di un puro realismo politico. Appunto per evitare una condanna ormai certa, il ministro degli esteri greco annuncia che la Grecia si ritira dal Consiglio d'Europa. Anche a Pandelis Marketakis toccò al suo ritorno in patria l'onore di essere ricevuto dal ministro Pattakos in persona e di venire salutato come eroe nazionale. Un'accoglienza quindi sorprendente per un uomo che aveva deposto ufficialmente contro il suo governo e che solo tardivamente, davanti a pochi giornalisti, aveva ritrattato la sua deposizione.
In quell'occasione fu udito gridare «Viva Patacos! Viva il governo nazionale!». Di lui oggi non si sa più nulla. Si dice che stia bene, che il governo ellenico gli abbia donato una piccola casa dove egli vive con la moglie e i figli.